E bella a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video per parlare un attimo della partita che si è appena conclusa tra Roma e appena, cioè da un po', da una mezz'oretta tra Roma e Juve, in cui ho visto un attimo le statistiche a fine partita. 3 tiri in porta, cioè 3 tiri totali in cui 2 in porta per la Juve e 14 per la Roma, totali di cui 3 in porta. La Juve vince 2-0 immeritatamente perché diciamo che il secondo gol è stato un autogol, ma che non, nessuno mai avrebbe potuto diciamo, evitare. Per cui se avessero lasciato avrebbe segnato, mi sa, era sì, Ronaldo. Quindi non si può dire niente, sinceramente. Cioè, è stata una partita veramente in cui secondo me Borja Mayoral. Cioè, non è che non ha funzionato Borja Mayoral, perché in realtà, se voi ci pensate, l'attaccante deve sempre ricevere i palloni, no? Ok, deve anche tornare a prendersi, ma li deve ricevere. Secondo me oggi è stato assente Mkhitaryan e secondo me non ha funzionato questo sorta di 3-5-1-1, non ha funzionato. La cosa che andava fatta secondo me era fare un 3-4-1-2 senza mettere Cristante, mettendo sì, sempre Mkhitaryan, ma mettendo le due punte, appunto, Dzeko e Borja Mayoral. Secondo me in quel caso già la potevi vince di più, diciamo. Poi vabbè, è tornato Chiellini, la Juve si è praticamente solo arroccata in difesa. Da quello che ho visto, appunto, devo rivedere quell'azione, comunque ci poteva stare un rigore per noi. Quindi vabbè, comunque diciamo che è sempre la classe arbitrale che non ti dà mai niente. Giustamente ho visto, stavo vedendo dei video di altri, diciamo, youtuber importanti romanisti, la gente sotto scrive, ma le cose ti lamenti, oppure anche in una live che ho visto. Ah, a un certo punto c'era appunto questa cosa che scrivevano, scarsi, scarsoni. Comunque, c'è la cosa da dire: è che è vero che la Juve ha una partita in meno, ok? Però se tu mi dai, cioè tolta quella partita in meno, se tu mi dai il punto di Verona, attualmente siamo in meno 1 dalla Juve, quindi stai a 12. Era 12-5-4, 12-5-4 stai, che alla fine va benissimo, c'ha 41 punti. Tu quando cominciano a dire Fonseca, al come si chiama? Ho visto chi era, mi sa Ferguson. Vabbè, comunque Ferguson che è arrivato il primo e il terzo anno è arrivato sotto la decima posizione con il Manchester United, e il secondo anno vabbè è arrivato secondo, ma vabbè, però comunque, cioè, 2 anni su 3 è arrivato dodicesimo, e è stato tantissimi anni allo United, e nessuno mai diceva niente, nessuno mai, nessuno mai. Invece qua a Roma, oddio, perdi una partita, tutti quanti a dire out, cioè, ma voi ci siete o ci fate? Oggi mancavano Pellegrini. Chiaramente El Shaarawy non poteva manco giocare. Chiaramente mancava Smalling. Cioè, il problema proprio di quest'anno è che abbiamo una difesa troppo giovane e uno Smalling che non ha fatto la preparazione né col Manchester né con noi. E quindi ci siamo ritrovati un po' fregati. Secondo me l'anno prossimo una cosa da fare è mandare via, appunto. Sicuramente vabbè, Jesus andrà via. Praticamente mandare via Fazio. Jesus, anche se oggi ha giocato bene, bene Perez, comunque andrà via sicuramente. Santon, Spinazzola, io non lo capisco, alcune partite è perfetto, altre mi dà fastidio. Cioè, secondo me, cioè, bah, cioè Spinazzola va ancora valutato per me. Se non si riprenderà in queste prossime partite, cioè, a giocare un po' meglio, io non lo so perché, cioè, mi fa troppo incazzare. Poi Calafiori, che non si è capito che fine ha fatto. Sicuramente va mandato via Pastore. Oggi giocano benino, diciamo, da quando è entrato appunto Perez. Ma vabbè, Mkhitaryan che oggi è proprio sparito dal campo. E il problema nostro che nessuno riesce a capire non è tanto fatto Fonseca out, Fonseca non out. Cioè, se Fonseca fosse stato alla Juve, che pensate che la Juve non, cioè non avrebbe fatto bene. Se Fonseca fosse stato se fosse stato all'Inter, che con l'Inter non avrebbe fatto bene.
Cioè, probabilmente avrebbe fatto giocare molto di più Eriksen. E Eriksen sarebbe andato benissimo. Però poi Lukaku, vabbè, poi Lukaku e cosa? Poi sicuramente avrebbe passato il girone di Champions. E Lukaku, poi avrebbe giocato in un modo diverso, magari con una punta sola, e così non dovevi avere, appunto, una cosa che se non hai Lukaku, non ce la fai davanti. Cioè, quella è la cosa. Quindi, cioè, io non capisco veramente. Non capisco veramente come la gente possa parlare male. Io non capisco veramente come si possa parlare male di un allenatore che ha fatto così bene. Cioè, rispetto all'anno scorso ha fatto pure 3 punti in più in campionato. 3 ne ha fatti in più, 3. E nel girone di ritorno ha già vinto con il Verona, con cui all'andata aveva pareggiato. Ok, che hai perso con la Juve, che all'andata avevi pareggiato. Hai perso, è ok. In realtà meritavi il pareggio, lo meritavi tutto. Probabilmente mi devi anche la vittoria stavolta, perché si è vista cattiveria. Il problema è che quando tu, cioè, quando tu a centrocampo hai uno schifo, quando tu a centrocampo fai vomitare, quando tu a centrocampo fai vomitare, poi Dzeko non lo puoi mettere davanti perché ha litigato con Fonseca, quindi non lo vuoi mettere dal primo minuto. È chiaro che possono succedere queste cose. Se tu hai un Pastore infortunato, hai Zaniolo infortunato, hai Pastore infortunato, hai Zaniolo infortunato, che sono comunque, cioè, almeno Zaniolo è fortissimo, probabilmente tornerà forte, ma non so quanto potrebbe tornare simile a prima. Se Pastore era fortissimo fino a che non è arrivato a Roma, e Roma non, ha giocato pochissimo. Quando l'ha fatta ha giocato pure abbastanza bene. Se tu hai un Carles Perez che non fa quello che deve fare, se tu hai un Pedro che purtroppo è in calo, se tu hai Mkhitaryan che oggi ha giocato male, e se ti manca Pellegrini, se hai Shaarawy che poteva fare bene e non c'era, cioè, non gli si può dire niente, perché se poi tu nelle prossime due partite le vai, cioè, se le prossime due partite le vai a vincere, cioè, che una è con il Benevento, cioè, un, no, aspetta, mi sei Udinese e poi Benevento, comunque, una, vabbè, si è capito. Se tu le prossime due le vai a vincere, quindi fai altri 6 punti, ti danno quel punto di Verona, tu è come se a Verona avessi perso e in queste tre partite ne avessi fatti 7 di punti, ok? Quindi andresti a 47, cioè, e dare e, cioè, e dire di e dire, cioè, 47 punti dopo 23 partite, ok? Dopo 23 partite, che se lui avesse fatto 2 punti a partita, no, no, sto sbagliando, vabbè, non c'entra nulla, comunque, no, sì, se avesse fatto 2 punti a partita sarebbero stati 46 2 punti a partita. Cioè, fare 2 punti a partita è un'ottima media. Cioè, se tu ne perdi solo 4 di gare, ne perdi solo 4. Considerando che con la Juve all'andata dovevi vincere, considerando che col Sassuolo ti hanno derubato, vedendo che oggi ti ha tolto rigore potenziale che potevi pareggiarla, cioè, poi va bene, cioè, chiaramente col Napoli e con la Lazio sono d'accordissimo con voi che abbia fatto schifo, ma, cioè, ci può stare pure che in due partite su 23 fai vomitare e poi tutte le altre giochi bene. Cioè, alla fine tu dici, non hai vinto quelle che ti stanno sopra, però con Juve abbiamo pareggiato e perso, con l'Inter abbiamo pareggiato, col Milan abbiamo pareggiato, con il Verona hai pareggiato e vinto, con Sassuolo probabilmente pareggiato e vincerai, con Napoli vabbè perso, però spero che al ritorno almeno ci pareggiamo. Con l'Atalanta hai perso, ma solo in quel modo, speriamo che al ritorno almeno ci pareggiamo. Cioè, non è da buttare, perché se uno riesce a fare 3 punti, ok? 3 punti con le 10 squadre, ok? Cioè, dalla 10 alla 20, no? Cioè, vabbè, comunque con 10 squadre tu fai 3 punti, ne hai fatti. Visto che sono praticamente 20, no? Perché fai andata e ritorno, sono già 20, sono già 60 punti, ok? 60. Poi se tu per esempio ne pareggi tipo 10, per dire, ne pareggi, tu hai fatto 70 punti. Cioè, io mi ricordo qualche anno, cioè, pure l'anno scorso abbiamo fatto 70 punti, ok? Però, vabbè, ho detto una cosa un po'
stupida, diciamo, a dire che vinci solo con 10, perché alla fine probabilmente tipo arriveremo a vincere tipo con 12. Alla 12 sono 24. Ok, perché fino a, cioè, diciamo, vabbè, praticamente arriveremo a 24-25 vittorie, 25 vittorie per te sono 75 punti più i 4 pareggi che abbiamo già fatto. Ok? Sono 79, se ne pareggi, che ne so, se ne pareggi altri 3, tipo fa 82 punti, cioè vabbè, un po' ipotetico, ok? Diciamo fai 72, 8 le pareggi, arrivi 80. Se uno arriva a 80 e arriva terzo, quarto, quanto è? Puoi mai mandare via Fonseca? No. Vabbè, comunque fatemi sapere cose ne pensate, commentate, speciale, iscrivetevi. Mi sono troppo dilungato, volevo farlo breve il video, ma vabbè, e bello.